che potrebbe essere provocatoria. Ma vogliamo finalmente dare anche una risposta, anche rincuorante, all'interno della Chiesa. Elisa Salerno non è stata una donna eretica. Ha raccolto un vento dello Spirito che ha preceduto anche il Concilio Vaticano II. Ha cercato di dare parola alle donne. Lei dichiarerà all'ultimo giorno della sua vita: sento di essere nata troppo presto. Forse è nata troppo presto e le sue idee hanno preceduto un tempo ecclesiale che è venuto dopo e che sta anche lentamente procedendo, no? Si inserisce in questa collana di Pellicano che aveva e ha come scopo dare la possibilità al lettore di avvicinare opere e autori scarsamente accessibili, quasi sconosciuti, coprire dunque questo vuoto e figure esemplari, tutte figure che meritano di essere conosciute, dovrebbero in qualche modo costituire un patrimonio comune della formazione non solo dei cattolici italiani, ma degli italiani.